Che forza, Kurt Ammann, grande fotografo svizzero, nato a Berna da madre ticinese. Per la prima volta assoluta espone le sue storiche immagini in bianco e nero in una grande mostra a Milano, perché per lui, classe 1925, la fotografia era e resta sempre una straordinaria passione. Senz'altro una grande passione, però con il tempo tu fai sempre meno foto. Comunque, io ho 92 anni, però c'è sempre lo stesso entusiasmo. Lei ama la fotografia in bianco e nero, classica? Sì, solo bianco e nero, che lo trovo molto interessante e molto più realistico. Scatta ancora fotografie, fa ancora fotografie? Sì, sì. Che cosa fotografa? Ah, le nuvole soprattutto. Ammann ha girato tutto il mondo per i suoi reportage, è stato fotografo ufficiale per le Nazioni Unite, prima mostra 1956, e ha ritratto sia persone comuni e sia artisti del calibro di Marc Chagall, Federico Fellini, Arnaldo Pomodoro, Emilio Pucci, Roger Baker, Bernard Buffet e tanti altri. Qualche volta ha detto anche di no, per esempio ad un famoso scrittore che si atteggiava troppo a divo davanti al fotografo. È vero, sì sì, per esempio che mi hanno detto che devo fare una fotografia di Thomas Mann, allora ho rifiuto perché non volevo più. La fotografia di oggi come la vede? Tutto digitale? A me non piace. Vedere queste sue fotografie appese qua, che cosa ha provato? Ha un grande piacere, perché era bello in questo stand vedere tutte le foto intorno e mi ha fatto molto piacere.